Francesca Valguarnera ha 48 anni e di Cagliari. Fino a qualche anno fa svolgeva un lavoro, quello della fisioterapista, poi da qualche anno non lo svolge più. Francesca è una donna che ha una serie di malattie e per alleviare il grande dolore che comporta comunque avere certe tipologie di sintomi e di malattie, fa uso di cannabis terapeutica, che però adesso scarseggia, non c'è più, non si può più ottenere. Che Ci situazione sono c'è? grandissime difficoltà. La difficoltà inizia da subito. I medici prescrittori, io e tantissimi altri pazienti, ci sentiamo dire dai medici: non possiamo prescrivere la cannabis. Questa affermazione è falsa. Qualsiasi medico per legge, con qualsiasi specializzazione, anche un medico di base, può prescrivere la cannabis. Di recente, l'Ordine dei Medici di Cagliari ha tenuto un corso accreditato ICM sull'argomento e sul suo sito è possibile trovare tutte le istruzioni per la compilazione della ricetta. È vero che la legge prevede che il medico si possa rifiutare di prescrivere cannabis. In questo caso si dichiari obiettore pubblicamente e si prenda le conseguenze delle sue scelte. Questa è la prima difficoltà. La seconda difficoltà, una volta avuta la ricetta, è riuscire ad avere il farmaco. Perché? Purtroppo Cosa succede? succede che in Italia la cannabis terapeutica viene prodotta solo ed esclusivamente dall'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze, non perché questo sia stabilito per legge, è così. Oppure importa per decreto o dall'Olanda il Bedrocan o dal Canada l'Aurora. Aurora è una grandissima multinazionale sulla cannabis terapeutica. Questi quantitativi non sono decisi sulla base delle necessità delle persone, ma sono stabiliti in finanziaria o poi stabiliti per decreto, per cui in realtà non è disponibile nemmeno la cannabis per chi ha già la prescrizione. Oltre alle difficoltà per avere la prescrizione, poi la difficoltà di avere il farmaco. Personalmente a me regolarmente scade la ricetta in farmacia E quando in scade, attesa cosa un fa mese. lei? Rimango in lista d'attesa, poi la farmacista, quando arriva il farmaco e quando arriva il mio turno, mi contatta, io devo riandare nel reparto in cui mi viene prescritta per rinnovare la ricetta scaduta. Quindi lei, infatti, rimane per un tot di tempo senza la cannabis. Sì, in genere sono 2 mesi di tempo, addirittura l'ultima fornitura, poiché ero 2 mesi senza e mi è stato detto chiaramente che non ci sarebbe stata la successiva, e quella che mi veniva data mi durerebbe 15-20 giorni. Ho preferito lasciarla al successivo della lista perché ho pensato che casomai si trattasse di un bambino, per cui quel dosaggio avrebbe potuto coprire più tempo o comunque avere una maggiore efficacia, e ho preferito rinunciare. Nei fatti c'è da fare i conti anche con i forti dolori che Sì. provocano le malattie che lei ha e senza la cannabis, che vita è per lei? Allora, senza la cannabis, la mia vita è divano e vomitare. Faccio quello che fanno in tanti, mi arrangio. Purtroppo è questo. Cosa devo fare? Cosa sceglierebbe lei che mi sta ascoltando al mio posto? Se dovesse scegliere tra camminare e fare un'altra cosa, questo io posso dire, che la legge non viene applicata. La legge c'è, non viene applicata, i medici non la conoscono, stanno facendo affermazioni false. Se vogliono si possono dichiarare obiettori, se no informarsi, come scienza e coscienza prescrive. Fare le ricette, la regione si occupi di questo problema, non possiamo aspettare solo a livello centrale. La regione, qualsiasi consigliere regionale se ne può occupare. Occupatevene di questa cosa, ci sono delle leggi giacenti, potete farne una nuova, dovete occuparvi della questione. Siamo in tanti e io non mi posso trovare a dire a una madre che mi contatta e mi dice: mio figlio ha l'epilessia, cosa devo fare? E io l'unico contatto che le posso dare è a Milano. Cosa deve fare questa madre? Andare a Milano per seguire suo figlio epilettico? Dietro queste lungaggini, definiamole così, legate alla cannabis terapeutica, al fatto che
Non c'è, non tutti la prescrivono e quant'altro. Può esserci anche una sorta di preclusione legata al fatto che si tratta pur sempre di una sostanza stupefacente. Esattamente come anche gli oppiacei e come tutti gli antidolorifici che mi vengono prescritti tranquillamente dal medico di base. Sì, fa parte della tabella degli stupefacenti, infatti anche questo è un problema per esempio per i farmacisti che non possono nemmeno dire guardate che qui prepariamo il galenico perché incorrono in multe salatissime come pubblicità degli stupefacenti. È legato, noi dobbiamo un po' slegare il concetto di cannabis dal concetto di canna. È questo il problema. Cannabis può voler dire decotto, gocce sublinguali, pomata, supposte, ovuli vaginali, perché è molto utile per i dolori dell'endometriosi, e qui credo che molti si sentano coinvolti, spray orali. Non è necessario, anzi è controindicato, fumare la canna, anche perché la combustione fa perdere l'80% dei principi attivi, per cui quando si parla di vaporizzare, si parla di vaporizzare la cannabis con dei vaporizzatori appositi che portano i principi attivi a una temperatura sufficiente perché vengano attivati, ma non eccessiva perché vengano distrutti. Hanno un costo notevole, il migliore è il Volcano. Costa intorno ai 500 euro, però da un'unica cartina di FM2, che è la cannabis prodotta dall'Istituto Farmaceutico di Firenze, si possono fare tre estrazioni.